Quella sui bambini e sui ragazzi è la forma di violenza più grave che si possa mai immaginare. Siamo portati a pensare che certi drammi si consumino da altre parti, ma situazioni terribili possono nascere e svilupparsi in ambienti vicini e apparentemente normali, e per di più senza che nessuno riesca a coglierne i segni. Ecco allora che la lotta alla violenza comincia ben prima della violenza stessa, talvolta da un libro. Ed è questo il caso di Le passioni si nutrono di segreti, il nuovo romanzo della scrittrice scledense Patrizia Pietribiasi, che mira a sensibilizzare i lettori su questa drammatica tematica. Il romanzo sfiora temi forti e lo fa con grande rispetto, umiltà e leggerezza. Leggerezza non intesa come superficialità, ma come delicato accenno a tematiche che necessiterebbero di una maggiore attenzione e di un maggiore approfondimento. L'autrice, che nella vita è anche una professionista del marketing e della comunicazione, ha inoltre ideato e legato al romanzo con la collaborazione di Ivana Bongiolo, consulente e coach per la valorizzazione delle imprese e della persona, il progetto Vedo le tue parole, grazie al quale il libro ha acquisito un enorme valore aggiunto. Le due professioniste hanno coinvolto 10 giovani e talentuosi artisti del territorio che hanno dimostrato sin da subito una sensibilità straordinaria e che hanno contribuito alla causa realizzando ciascuno un'opera d'arte suggerita dalla lettura del romanzo e inserita nel libro stesso.